Ho scelto di accettare questa candidatura, di accettare la sfida del cambiamento in particolare, perché mi sento interprete del cambiamento. Io vengo dalla società civile, mi sento ancora appartenente alla società civile e il desiderio mio, ma credo di tanti sardi, è quello di dare un contributo per una politica migliore, più vicina alla gente, che sia in grado anche di esprimere competenza, per una politica capace veramente di pensare al futuro dei nostri figli. La Sardegna oggi è una terra meravigliosa, abitata da gente meravigliosa, che però ha bisogno di ritrovare ottimismo, ha bisogno di ritrovare serenità, ha bisogno di credere ancora nel futuro. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare pagina, di tornare a respirare un'aria pulita, un'aria fresca. E lo possiamo fare con l'impegno di tutti i sardi, lo possiamo fare con una società che si ribella, che vuole mettere a servizio della politica competenza, vuole mettere sacrificio, vuole mettere impegno e soprattutto vuole far partecipare tutti i sardi a questo progetto attraverso un metodo diverso, un metodo della democrazia partecipata. La democrazia è difficile, è faticosa. Perché significa spendere tempo, spendere fatica, significa incontrare le persone, significa ascoltare le persone. Ma questa è la cosa fondamentale, perché se noi diamo la possibilità alle persone di esprimersi, se diamo la possibilità alle persone di giocare anche il proprio ruolo, di essere protagonisti, io credo che ci siano speranze per il futuro. Curare questa terra, conservarla, avere rispetto di essa. Mi piace richiamare quello che è il principio degli indiani nativi d'America, che quando parlano della terra dicono la terra non deve essere interpretata come un'eredità che riceviamo dai nostri padri, ma come un prestito, come un qualcosa che abbiamo avuto in prestito dai nostri figli. Allora dobbiamo pensare di rispettarla e di restituirla ai nostri figli, possibilmente anche migliore di come ce l'hanno lasciata. Ugo Capellacci è un figlio di questa terra, è un inguaribile ottimista, è uno che è convinto che con l'impegno, con il lavoro, col sacrificio si possono ottenere risultati. È una persona convinta che sia necessario impegnarsi per il futuro dei propri figli. Io ho tre figli, sono tre figli che amo, che adoro e vorrei veramente che il mondo fosse migliore per loro, che fossero capaci di costruire il proprio futuro. Semplicemente lavorando come persone oneste, come fanno le persone normali, come tutti, e impegnandosi tutti insieme perché questa terra possa tornare a sorridere.